Cioè, tutto in filmato veloce per vedere, esaminare il trade che abbiamo fatto sul titolo Geox chiuso ieri. Allora, in primis vediamo che dopo un lungo uptrend, chiaramente adesso è invertito senza alcun dubbio, il trend rialzista. Per cui andavamo a cercare posizioni ribassiste, almeno finché i prezzi non arriveranno a questo livello, 2,46-2,50, dove abbiamo questa fascia di supporto, ma al momento abbiamo visto che era stata chiarissimamente rotta una trend rialzista con conseguente discesa a piombo dei prezzi. Quello che vediamo è che si era venuto a creare una figura che in analisi tecnica è non facile da trovare, ma abbastanza, vorrei dire sicura, anche se di sicuro non c'è mai niente da tradare, cioè il pennant, che tradotto vuol dire semplicemente pennello. Cos'è il pennant? Il pennant è un momento durante un trend molto forte, spiccato, che può essere rialzista o ribassista, un momento dove appunto il corso dei prezzi, dopo un tragitto veloce e netto, il trend respira. Ovvero sia come se si ricaricasse, di fatti i prezzi vanno in compressione formando una molla. Un elemento fondamentale del pennant sono i volumi, ovvero sia durante la discesa i volumi devono essere molto alti a conferma del trend, perché si sa che il trend è accompagnato dai volumi, mentre in questa fase i volumi devono essere molto ridotti e poi devono esplodere alla rottura del pennant. Ok? Quello che di fatti possiamo vedere è che nella discesa avevamo volumi altissimi, immediatamente e di molto ridotti dentro la figura, con nuova esplosione dei volumi stessi all'uscita dalla figura. Altra cosa importante che ci ha dato coraggio, tra virgolette, è il fatto che il pennant si trovasse al di sotto di questa resistenza chiarissima, ecco qua. Per cui avevamo una figura di analisi tecnica chiara, confermata dai volumi, e avevamo la protezione, avevamo un muro alle spalle che era appunto questa resistenza. Ora, solitamente il pennant si lavora entrando a favore di trend, quindi in questo caso short, alla rottura per sfruttare la continuazione del trend ribassista. Quello che è successo ieri, anzi l'altro ieri in mattinata, è che il prezzo è andato prima a testare la parte alta del pennant per poi andarlo a rompere. Io ho voluto anticipare, ovvero sia al momento in cui il prezzo ha toccato questa resistenza, questa parte alta del pennant, ho provato l'entrata perché ci avrebbe permesso di avere uno stop ridotto, cioè appena superiore al pennant, ok? Cioè qua sopra. E ci avrebbe consentito di avere poi un maggior gain, quindi un risk reward sicuramente migliore. Questo perché l'obiettivo era questo livello di supporto qui in area 256-257. Ok? Questo che vediamo adesso è il grafico che ho dato agli iscritti di Scatta Col Pending dell'altra mattina, per cui avevamo effettivamente il test di questa resistenza, e qui abbiamo aperto lo short in area 289, lo stop appena sopra i 3 con il target 257. Cosa è successo? È successo che poi, appunto, siamo stati anche fortunati: una volta il video, i prezzi hanno rotto subito. Andiamo a vedere il 4 ore. Eccoci qua, hanno rotto subito e sono andati sino a toccare i 2,58. Quindi a un tick, praticamente a pochi tick dal nostro target. E quindi ho fatto chiudere manualmente con un gain. Siamo entrati all'incirca 2,89, quindi qui con un gain circa del 10%.
Ora, è vero che, ripeto, siamo stati fortunati perché mai avrei immaginato di raggiungere il target così velocemente. Però è anche vero che, nonostante ci sia qualche professore che dica che l'analisi tecnica non serva, sicuramente aiuta a stare dalla parte giusta del trend. Per cui questo è un pennan, si trova nei libri di analisi tecnica, si trova nei grafici, basta avere la pazienza di vederne tanti, in modo di avere le probabilità dalla propria parte. Ciao e grazie.